Se tu metti nella metà, dove è metà dell'arco? Qui. Che succede? Se io provo di fare così, non funziona per nulla, no? Perché questo è molto pesante e allora l'altalena non funziona, fa così e basta. Allora io devo trovare un punto nell'arco dove l'arco può, eccolo. E allora è qui e non cade. Dopodiché, e io solo così che lo posso tenere, non posso tenere col pollice così. Impossibile tenere col pollice così perché non sta. Guarda, faccio. Oh, non sta, molto scomodo. Non sta. E allora devo fare questo. Questo anello comincio a muovere verso talone. Posso fare questo. E spingo giù e poi lascio stare senza levare e viene questo. Diritto, tondo, diritto, tondo. E faccio questa cosa qui che mi viene un sviluppo della forza nel mignolo qui. E poi piano piano muovo a questo molto più pesante, molto più pesante, questo ancora più pesante, più sposto questo ancora più pesante, molto molto pesante questo. La maggior parte dei violinisti normali non riescono a fare. Che se tu non sei perfettamente bilanciato, perché io posso fare questo? Cioè, qui praticamente c'è un bilancio perfetto tra pollice e mignolo al talone. E poi sposto alla fine è questo. Questo ti dà la possibilità di bilanciare, di avere al talone totale controllo. Allora, il peso dell'arco si sposta verso sempre anello. L'arco praticamente si tiene qui, questo. E abbiamo il bilancio qui tra mignolo e il primo dito che ha bisogno di peso che si trasmette attraverso primo dito giù. Allora qui il mignolo non ha nessuna funzione. Puoi tenerlo o lasciarlo, non importa. Non ha nessuna funzione di produzione di suono. E quello che succede con pollice è estremamente flessibile, perché noi abbiamo pollice tondo al talone. E pollice piano piano si addirizza qui, si addirizza, diventa così alla punta. Io posso fare questo dappertutto, cioè, che mi dà colore dei crini. Se io voglio fare veramente forte, uso tutti i crini, pollice così. Sta sul non è appoggiato a nulla. Violino sta sulla clavicola e sui due punti di appoggio. E le dita se tu guardi, è molto semplice, è il gomito qui, che ho come un timone. Il timone che porta le dita stare sopra la corda dove tu suoni. Qui ovviamente, se tu vai verso e chiudi il gomito,
le dita. Questo è sempre uguale, questo non tiene, non c'è uno sforzo così, sforzo è giù, e le dita cadono, è questo una specie di appoggio di... No? Il violino è libero, è la cosa con la spalliera, che il violino si fissa e tu devi andare intorno a questo. Quello che fa vecchia scuola russa, niente spalliera, come tutti i vecchi violinisti, spalliera non usavano, e allora violino si muove, non tutto il resto. Questa è la posizione, le dita sono quattro dita sulla corda, se io sono qui con l'omero, vedi che succede, sono così, comodo, cioè io praticamente le dita sempre vanno così, muovendo il gomito, muovendo questo, io sposto dove lo fanno, invece di cambiare, questo succede se io non muovo, se il gomito è fisso, io devo sempre cambiare e pensare di intonazione, non viene... solo giù, e qui è la stessa cosa con gomito qui, questa è la posizione del gomito sul sol, questa è la posizione. Perché? Perché noi vogliamo avere praticamente questa parte, non questa, questo è molto importante, questa, cioè, anzi, questo va giù quando questo va su, se tu fai così, questo su non andrà, questo andando giù, questo può andare su dove vuoi, cioè, libero, così, questo ti dà possibilità di peso. Perché praticamente cosa è suono sul violino? Suono sul violino quando da qui il peso si trasmette qui, con totale libertà qui, e arriva al punto dove l'arco tocca questo. Questo suono. Per fare questo suono dappertutto non c'è bisogno di nessuna pressione da nessuna parte. Più tu lo prendi qui, una cosa più importante di non avere l'attenzione sul pollice, perché il pollice bilancia il peso, invece di mandare peso qui viene staccato, sai, come rubinetto che è chiuso. Allora una cosa da ragazzi da insegnare, un immaginare peso liquido come una specie di metallo liquido che viene come un tubo, viene da qui e giù nell'arco. Io immagino anche quando suono sul sol che c'è un suono che io tiro e che quando io vado giù io non sento che vado così, ma tiro di là, che il punto dell'arco è molto pesante. Avviene questo suono.
così, così, tu fai suono da qui. No, tu fai suono da qui. Pensare, suonare a destra e a sinistra, non su e giù. Tiri, spingi. Tiri, prepara tutto. Io trovo la spalliera con bambini non è una buona idea, perché li blocca. I bambini devono usare un cuscino morbido, è meglio. Molto meglio di avere un cuscinetto morbido. Così ce l'hai una flessibilità. La spalliera è qualcosa che con il violino, ora c'è la spalliera arrivata magari 30 anni fa, 40 anni fa, con un'idea per conto mio sbagliata. Posizione giusta del violino. Prendi il violino così. Prendi, lo devi prendere così. Non altro modo, così. Lo tieni così. Mm-hmm. Poi prendi il braccio. Le spalle giù. Tu guardi davanti a te. Vai a dormire. Prendi questo. E allora, violino sta sopra il clavicolo. Qui non tieni nulla, qui vedi, tutta libertà, libertà assoluta questo. Puoi tenerlo un po' più su nel pollice, un po' più. Questo blocca. Questo qui così blocca. Se sta qui. Vedi, questo blocca, questo qui, poi non riesce a fare nulla, vedi, e le dita sono così. Invece? Così, uno spazio, non grande spazio, non deve essere, però è un piccolo spazio qui che tu puoi muovere. E le dita hanno piena libertà di muovere. Ora suonano con, allora qui c'è appoggio, poi c'è appoggio qui. Questo quasi non. Allora il dito. E loro suonano così, poi se devono vibrare o spostarsi, fanno un piccolo spazio qui. Sono tanti violinisti suonano in questa maniera. Io no, però tanti scuola questo. Che tu tieni sul. In questa maniera questo va un po' più così per stare su. E questo è un altro modo di suonare. Stanno così. E dritto. Però così tu non vibri mentre suoni. Tu fai. Poi devi vibrare, fai. Capito? Sono posizione per suonare, posizione per vibrato. Come faccio io? Perché c'è sempre questo libro, sempre c'è un piccolo movimento.